Venditore di felicità, di Davide Calì e Marco Somà. Arriva su un vecchio furgoncino scoppiettante. Lo si riconosce da lontano per via della campana. Dlin, dlin, è il signor Piccione, il venditore di felicità. Ma come? La felicità si vende? Certo, in un barattolo piccolo, grande o confezione famiglia. Ecco il signor Piccione, ha parcheggiato il suo furgoncino e già sale a trovare il primo cliente. La signora Quaglia ne compra un barattolo grande, da dividere con gli amici quando vengono a cena. La signora Scricciolo invece ne compra uno piccolo, perché non può permettersi quello grande. La signora Cianciallegra ne compra una confezione da 6, perché ha molti figli. La signora Upupa compra una dozzina di quelli Minion per fare i regali di Natale. Il signor Lui prova a trattare sul prezzo, perché lui felice lo è già, ma vorrebbe un barattolo di scorta. Il signor Piccione però è irremovibile. Niente sconti. La felicità non si dà via a metà prezzo. C'è anche chi di felicità non ne vuole. È il caso del signor Storno, che è un artista, o almeno pensa di esserlo, e teme che guasterebbe le sue aspirazioni. Si sa, l'artista deve soffrire. C'è poi chi la vorrebbe, ma non la compra per principio. La felicità in barattolo, che enorme sciocchezza, esclama il fagiano. Più tardi ne ordinerà 2 barattoli su internet. Chi manca? C'è ancora l'anziana Pettirosso, che con i pochi soldi che ha ne compra un barattolo minuscolo per i suoi nipoti, ai quali non sa mai cosa regalare perché, poverini, hanno già tutto. Finito il suo giro, il signor Piccione rimonta sul suo furgoncino, ma nell'andarsene fa cadere un barattolo a terra. E lì lo raccoglie il signor Topo. Il signor Topo corre a casa con il barattolo, lo apre e scopre che è vuoto, proprio come tutti gli altri. Il signor Topo è felicissimo. Un barattolo vuoto era proprio quello che voleva.